Bentornati al salto temporale del giugno 2002 per occuparci di Xbox e GameCube. Questa generazione è stata vinta, come già saprete, dalla PlayStation 2, ma ci sono stati alcuni mesi a favore di altre macchine, per cui scopriamo chi, tra Nintendo e Microsoft, ha avuto una grande mensilità. La Xbox si gode una campagna pubblicitaria mastodontica, irrinunciabile per sostenere le vendite, anche perché la frequenza di pubblicazione di giochi di primo piano non è molto intensa, anzi, alcuni mesi sono particolarmente scarni, proprio come questo giugno 2002. Il miglior gioco del mese è con tutta probabilità Splashdown, programmato dai Rainbow Studios e pubblicato dall'allora Infogrames. Si inserisce nel filone delle corse su moto d'acqua, popolarizzato da Wave Race su Nintendo 64 e che già contava una buona quota di imitatori. Questo, tuttavia, è un lavoro coi fiocchi grazie all'eccellente giocabilità, che fa pure il paio con un rispettabilissimo reparto tecnico insidiando, pericolosamente, la gloria del capolavoro Nintendo. È comunque solo una conversione, considerando che Splashdown era già arrivato da alcuni mesi su PlayStation 2. Era stato uno dei primi titoli disponibili al lancio della console Microsoft, ma solo sul territorio americano, mentre la traversata verso i lidi europei si è dimostrata piuttosto lunga. Anche se non troppo atteso, dalle nostre parti spuntano le copie di 4x4 Evo 2 della Terminal Reality. L'idea alla base del gioco è semplice ma intrigante: applicare le leggi della saga di Gran Turismo al mondo dei fuoristrada e dei percorsi sterrati e acrobatici. Aveva già funzionato bene in occasione del primo 4x4 Evolution, e la bontà della formula si conferma pur mostrando segni di invecchiamento. Si tratta fondamentalmente di un more of the same con più auto e più piste, ma chi ha già divorato il predecessore rischia di annoiarsi in fretta. I brand videoludici possono morire in vari modi. Alcuni vengono semplicemente abbandonati per generazioni, altri vengono assassinati poco a poco. Al secondo filone appartiene Test Drive, che alla fine ha conosciuto più uscite cattive che buone, e già nel 2002, dopo qualche sonoro fiasco, sentiva bisogno di un reboot. Il nuovo arrivato si chiama solo Test Drive, senza indici numerici o sottotitoli. Ad un'analisi più approfondita, la ripartenza è più apparente che altro, visto che in regia ci sono gli stessi ragazzi degli episodi precedenti, ma il cambio di ritmo è nella qualità, che migliora drasticamente e che, pur non insidiando i migliori racing game, riporta la saga in carreggiata, con una discreta tecnica ed una giocabilità immediata. I tracciati sono appena 4, ma decisamente ampi. Il team Hypnotix è nato con l'espressa volontà di dedicarsi esclusivamente a titoli di carattere umoristico, possibilmente demenziale, e dopo i debutti con la serie di Dear Avenger sbarcano nel dorato mondo delle console con Outlaw Golf, simulazione assai poco seriosa, che nei mesi successivi guadagnerà conversioni un po' ovunque. Sul campo stavolta ci vanno dei tipetti davvero poco raccomandabili, che oltre a contribuire al folklore grafico, non si fanno mancare epiteti di sorta per commentare le loro performance, per non parlare delle esultanze. Sotto la superficie, per fortuna, si nasconde un gameplay curato che garantisce una buona sfida. E dopo appena 4 videogames abbiamo già esaurito l'offerta Xbox. Third shot. You know, the law of averages says this could be a good one. But then again, it could suck. That's the thing with averages. What do I know? What am I? I'm at nice contact on that one. I think I'm about to... Sul fronte Nintendo, la preoccupazione a riguardo delle vendite è massiccia e spinge un certo Satoru Iwata ad ipotizzare addirittura l'uscita dal mercato hardware, ma nel frattempo il GameCube si attrezza per non sprofondare, riuscendoci particolarmente bene questo mese. L'arrivo di Lost Kingdoms della From Software è da considerarsi un evento perché è il primo JRPG per la macchina ed inaugura una categoria che era stato tanto cara in passato ai nintendiani. È comunque un prodotto atipico in quanto tutto il gameplay è incentrato su carte che possono essere sfruttate dalla protagonista Katia. I combattimenti, inoltre, sono in tempo reale e fra le sue peculiarità bisogna purtroppo annoverare una trama fin troppo semplice e banale, che fa il paio con una longevità nettamente sotto la media dei giochi di ruolo, ma è un titolo caro a molti giocatori per la sua diversità. (Susurra)
e un mese di debutti per le categorie videoludiche, potremmo dire, visto che è ora che anche il primo puzzle arrivi, il che ci dà anche un'idea della limitata varietà della Softeca GameCube a questo punto. È un peccato perdonabile in questo genere, dato che i puzzle games poco si adattavano al mercato del 2002, legato ai costi di produzione e distribuzione dei DVD, anche per software di pochi megabytes come ZooCube della Acclaim. Il tema ovviamente è zoologico e noi controlliamo un oggetto al centro dello schermo, piuttosto bizzarro, con degli annessi a forma di animali, che necessiteranno di essere combinati con degli item identici che si avvicineranno dalle quattro direzioni cardinali. Arriverà presto anche su Game Boy Advance, mentre la PS2 dovrà attendere il 2006, ma ZooCube non è mai stato considerato un grande successo. Forse la più grande colpa della Nintendo è stata quella di voler competere con le rivali su campi nei quali erano già affermate, PlayStation 2 in primis. In questa direzione è da interpretare NBA Courtside 2002, terzo episodio di una saga nata sul Nintendo 64, dove aveva ricevuto un buon responso dalla critica. Il passaggio alla nuova generazione non è traumatico in senso assoluto, ma lo diventa nel momento del confronto con la concorrenza su altre macchine, che si presenta sensibilmente più evoluta nonostante la buona idea, purtroppo non eseguita perfettamente, di utilizzare il secondo stick analogico per i passaggi. Per giocare a basket però non ci sono alternative, anche questo NBA Courtside 2002 è il primo della sua categoria sul GameCube. Chris Webber, a rookie of the year winner, and he's also averaging over 20 points in 10 rebounds. Sul Nintendo 64 non c'era un'abbondanza di picchiatura di incontri, e l'unica maniera per sopperire a tale pecca era quella di rivolgersi agli pseudo sportivi simulatori di wrestling, che per fortuna hanno goduto di uscite più che rispettabili. Il giugno 2002, tuttavia, fu un mese particolare a causa di frizioni riguardo al nome della federazione, che fu costretta a cambiare da WWF a WWE, proprio nei giorni di pubblicazione del gioco, con risultato di copie dalla cover differente. Aneddotica a parte, il gioco è di qualità media, né ai livelli delle migliori uscite né delle peggiori, ma considerando il gradevole reparto audiovisivo, è davvero un peccato che i controlli non risultino molto responsivi. La Hudson ha sempre avuto un ottimo rapporto con la Nintendo ed individua nel GameCube una piattaforma interessante per la sua tipologia di prodotti. Bomberman Generation è il primo titolo col bombarolo su questo hardware. Il suo sviluppo è stato affidato all'eclettica Game Arts per rivitalizzare il brand. Missione riuscita, anche se ciò ha comportato un piccolo distacco con alcune caratteristiche delle uscite originali, che vengono riprese solo a sprazzi. Il gameplay stavolta si dipana in diverse modalità di gioco, che vanno dalla classica ad arena in schermo fisso ad una sorta di action adventure meno intenso passando per le battaglie in stile Pokémon. Molte cose funzionano bene, altre meno, ma gradevolissimo è il cel shading che ricopre tutti i poligoni del gioco, una tecnica non ancora abusata al tempo. Motocross e videogiochi hanno dimostrato di poter andare parecchio d'accordo sin dai tempi di Excitebike, ma in tanti hanno cercato di affrontare il tema con piglio più verosimile, anche senza un realismo esasperato. MX Superfly della THQ punta esclusivamente a divertire e pare proprio che ci riesca bene. I ragazzi del team Pacific Coast eseguono un lavoro brillante in fatto di giocabilità, con corse furiose ed estremamente divertenti, che oltre alla consueta dose di percorsi e moto, consentono all'utente di scatenare la propria creatività, grazie ad un editor di tracciati incluso. Pur non ostentando un dettaglio straordinario, anche la grafica è piacevole e soprattutto fluida, ed una colonna sonora griffata da numerosi artisti chiude la quadratura del cerchio. Sul GameCube tutti attendono Mario, Zelda o qualcun'altra delle tante mascotte della casa giapponese, sottovalutando le potenzialità delle nuove idee. Nel frattempo la Nintendo cerca anche di costruirsi un'immagine più matura di quella principalmente per famiglie che gli è sempre stata attribuita, e per tale ragione decide di finanziare un horror game del team Silicon Knights chiamato Eternal Darkness.
La struttura prevede 12 mini capitoli, ambientati in differenti epoche storiche con protagonisti diversi, ma ovviamente vi sarà un filo conduttore che abbraccerà le vicende di tutti a partire dall'inizio con Alexandra che indaga sui misteri di suo nonno. Venuto fuori quasi dal nulla, Eternal Darkness può essere annoverato tra i migliori giochi a tema horror di sempre, grazie alla sua straordinaria atmosfera e dalla trama fortemente contaminata da Lovecraft. Peccato che la ristrettezza dei dischi del GameCube abbia ostacolato l'implementazione di molti contenuti. Abbiamo già citato la popolarità dei giochi di wrestling nella tradizione delle console nintendiane, ma c'è una saga molto più rappresentativa per il genere dei picchiaduro, anche se in questo caso potrebbe sembrare un termine inopportuno, e che stavolta accoglie la sua seconda uscita, Super Smash Bros. Melee. L'idea è la stessa dell'episodio Nintendo 64, creare un fighting game con meno violenza possibile, tant'è che la maniera più rapida di vincere i match non è colpire di più l'avversario, ma scaraventarlo fuori dallo schermo. Il bello del gioco però è il clima di festa generale con la passerella di tutti i character nintendiani in splendida forma, ognuno col suo ispirato stage e mosse specifiche. Bello, giocabile e adatto a tutti, un successone anche nella sua versione PAL, infatti era già stato pubblicato a fine 2001 in NTSC. E tra qualche giorno chiuderemo il cerchio del giugno 2002 con la PlayStation 2. A presto!